Sono Giancarlo Giannetti, sono responsabile dei progetti internazionali dell'Interporto regionale della Puglia. L'Interporto regionale della Puglia è una piattaforma logistica di primaria importanza localizzata nella città di Bari e fa parte della rete degli interporti presenti sul territorio italiano. C'è stata una legge nazionale che ha promosso questa tipo di infrastrutture sul territorio italiano. Okay. Io sono Giancarlo Giannetti, io ho governato internazionale project, mi sembra Giancarlo, internazionale project interporto interporto regia Puglia, nasi su grado Bariu e sam interporto kao logistički centar je deo jedne mreže svih interporta u Italiji koja je uspostavljena sa jednim novim zakonom donet pre jedno 3 godine gde povezuje sva interporta koja se nalaze u Italiji. Sì, l'interporto, la principale funzione dell'interporto, oltre a quella di accogliere e ospitare aziende che si occupano del settore logistico dei trasporti, è quello di favorire il trasferimento del trasporto delle merci da gomma su ferro, con un minore impatto ambientale anche in linea con quelli che sono gli orientamenti dell'Unione Europea. Nostra grande attività je ne samo to da ugostimo ili da dozvolimo prisustvo velike kompanije koje se bave logistikom, već i da realizujemo prenos robe sa transporta na gumama, na kamionima, u železnice, u vozove, u teretne vozove, s tim da se taj sam prenos smanji ambientalni impakt i da bude na najefikasniji način i da u isto vreme roba koja se prenosi bude na najbolji način preneta. Upravo zbog toga je to jako složeno pitanje. Da. Vodi se računa o štednji, efikasnosti, zaštiti životne sredine i bezbednosti robe. Da. Kako sve to pomiriti? Ecco, proprio questo è molto importante. Come arrivare a una soluzione ideale dove dobbiamo tenere conto dell'impatto ambientale per il trasporto, della sicurezza del trasporto, del passaggio da gomma a ferrovie e di come incolumità della merce, certo, della stessa merce. Come fare? Sì. Questo è un processo complesso, come arrivarci? Certo, il trasporto su ferro è conveniente soprattutto per le distanze oltre 500 km, perché in questo caso non solamente riusciamo anche a bilanciare i benefici da un punto di vista economico, ma questo comporta anche minori cadute sia sull'ambiente sia in termini di incidentalità, come abbiamo detto prima, perché non abbiamo solamente benefici finanziari, quindi da un punto di vista costi, ricavi effettivi, ma benefici sociali di cui beneficia l'intera collettività, quindi maggiori, minori incidenti, minori emissioni di CO2 nel trasporto merci. E quindi penso che sia importante per la loro realtà del parco logistico di Pirot, mm-hmm, che noi possiamo trasferire il nostro know-how proprio per sviluppare anche nuovi collegamenti ferroviari e quindi avere minore congestione sulle strade e sull'ambiente circostante. Moramo da podvučemo naravno da je transport vezan za železnicu isplativ samo onda ako je udaljenost od utovara do istovara bar nekih 500 km. To je izuzetno važno da taj podatak ostane prisutan
u trenutku kada se stvaraju logistički centri, jer infrastruktura mora da podržava takve projekte. Svakako da je transport preko železnice izuzetno važan i ekonomski isplativ, ekonomičniji je ne samo u uštedi, finansijskoj uštedi, već i u uštedi životne sredine, jer i bezbednosti samog društva. To znači da imamo manje ugljen dioksida koji izlazi u atmosferu, postoji manji procenat saobraćenih udesa, ako ćemo tako, i na kraju ekonomska ušteda kompanija koja moraju da trpe taj trošak.